traffico non indifferente sulla statale 18. Sì, c'è un po' di movimento. Tocca a ognuno di noi a fare un buon parcheggio, un buon comportamento e anche una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Invivibile. Non c'è posto per i pedoni. Fino a un certo punto c'è il marciapiede, però da una parte soltanto e è malmesso. È la prima volta che viene qui in vacanza? Vengo qua. La vita è bellissimo, ma non è facile, non è fruibile. Secondo lei, dalla prima volta che è venuta ad adesso, miglioramenti, peggioramenti? Non c'è manutenzione e quindi non c'è miglioramento, è rimasto tutto uguale. Una situazione di traffico non indifferente e poi fanno le multe per fermarti un attimo, dove ci dobbiamo fermare? E in questo momento ho avuto il verbale e sono nervoso perché non è che ci sono i parcheggi, dove ci sono questi parcheggi? Dovrebbero avere tutti le multe, ho avuto solo io la multa, cioè è possibile? 60 euro. Da 20 anni vengo qui in vacanza, quindi anzi quest'anno direi che sono meno le persone rispetto agli altri anni, almeno questa è la mia impressione. È abbondante, ce n'è tanto, però c'è tanta gente, vuol dire che è positivo per la zona. Sembra abbastanza intenso in queste ore, in alcune ore del giorno. Ma devo dire la verità, gli altri anni era peggio, quindi per me, io che sono di Napoli, tranquillamente. Sempre così, tutti gli anni. Qualche soluzione per evitarla secondo lei? Andare a piedi.